Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, la finestra informativa economica di Confindustria Chieti Pescara. In collaborazione con Rete 8 torniamo a parlare in questa puntata di internazionalizzazione anche alla luce delle dinamiche economiche globali. Riteniamo sia un argomento importantissimo da non assolutamente abbandonare. Ne parliamo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento abbiamo Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente di Confindustria per la internazionalizzazione. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. In studio abbiamo Alessandro Addari, che è vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara per la internazionalizzazione. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E ancora abbiamo Carlo Marasca, imprenditore dell'azienda associata Marasca Group. Buonasera, buonasera a tutti. Adesso possiamo quindi entrare nel merito della nostra puntata. La prima domanda va alla ospite in collegamento, Beltrame Giacomello, alla quale desideriamo chiedere esattamente qual è lo stato dell'arte, quali sono le dinamiche per quanto concerne le aziende italiane in una prospettiva di dinamiche internazionali, non solo dal punto di vista dell'export, ma anche di tutti gli altri scambi a questa tematica associati. Prego. Grazie mille. Sappiamo tutti che l'emergenza sanitaria nell'ultimo anno e mezzo, ha avuto veramente conseguenze molto importanti per la nostra industria. Molte aziende hanno dovuto interrompere la loro normale operatività e si sono create purtroppo anche delle situazioni di difficoltà finanziaria, oltre che di approvvigionamento e di gestione delle risorse. Però devo dire che l'Italia e l'Europa, soprattutto negli ultimi mesi, hanno dimostrato di aver fatto veramente degli sforzi importanti a sostegno della produttività del nostro sistema industriale. E in questo contesto Confindustria ha svolto un ruolo chiave, lavorando insieme a tutte le istituzioni italiane e europee per migliorare tutti gli effetti della crisi e anche per creare nuove sinergie. Devo dire che i segnali positivi ora si vedono, si iniziano a sentire anche. Se mi viene in mente un ultimo studio fatto dall'Istat che dice che c'è un incremento a marzo della produzione industriale di quasi il 38% rispetto al 2020 e dello 0,9% su una base trimestrale. Quindi sì, si tratta di un recupero, però è moderato, e in questa fase si accompagna anche un incremento del clima di fiducia che per fortuna adesso i nostri imprenditori e le nostre aziende hanno. Per quanto riguarda invece gli scambi internazionali, anche qui vediamo degli importanti segni di ripresa. Ad esempio nel 2020 il commercio internazionale era calato di poco più del 7% su una base annua, ma nel 2021 si stima che tornerà a crescere del 7,6%. E nel 2022 di un ulteriore 5,3%. Sicuramente sono prospettive di ripresa incoraggianti, ma sono strettamente connesse anche all'ipotesi che ci sia un'accelerazione di tutto il piano vaccinale su scala globale. In termini di mercato di sbocco, invece, per il nostro export ci aspettiamo che i mercati maturi europei continuino a essere un punto di riferimento per le nostre imprese. Nel 2022 la domanda in questi paesi dovrebbe tornare a superare i livelli post-crisi, post-Covid. Nell'area invece del Nord America prevediamo una forte ripresa già nei prossimi mesi. E poi riteniamo che sia fondamentale rafforzare il nostro presidio nei paesi asiatici, dove ci sono mercati che valgono già nel complesso circa 39 miliardi, che è più o meno l'8% dell'export italiano. E peraltro in questi paesi la ripresa è stata più veloce
e sarà, crediamo anche che sia anche superiore alla media globale. Voglio sottolineare una cosa però, e la voglio dire anche in maniera molto chiara: il recupero di domanda non si tradurrà in un semplice ritorno del passato. Dico questo perché la crisi del 2020 ha messo in evidenza non solo l'urgenza di rafforzare tutte le partnership su scala internazionale, ma anche ha modificato gli equilibri e i fattori della competitività. Quindi, cosa crediamo? Per noi è molto importante, per noi, per tutta Confindustria, la vera priorità per noi adesso è la digitalizzazione della manifattura italiana, soprattutto per le piccole e medie imprese, a cui serve un percorso di adeguamento ai cambiamenti in atto che sono dettati da una competizione sempre più tecnologica. E quindi la trasformazione digitale ormai è diventato un elemento fondamentale, se non dire cruciale, per la nostra filiera industriale. La pandemia ha accelerato questa trasformazione che magari si sarebbe vista fra 2 o 3 anni, e molti imprenditori durante la pandemia si sono trovati impreparati ad affrontarla. Quindi per il nostro paese non è assolutamente possibile non parlare di prospettive senza un grande piano di investimento del digitale. E qui devo dire ci aspettiamo anche molto dal PNRR, che sulla digitalizzazione sembra avere una direzione veramente definita in termini di potenziamento della competitività delle imprese. Un'altra cosa che secondo noi è importante su dove investire sono tutte le piattaforme digitali. Su questo l'Italia purtroppo è ancora molto indietro rispetto ai nostri competitors, e qui dobbiamo fare in modo, e quindi anche grazie a Confindustria e anche a tutte le nostre associazioni che ci affiancano, è molto importante cercare di portare l'Italia ad avere un elevato livello di piattaforme digitali, che purtroppo noi non abbiamo. Grazie Beltrame Giacomello, grazie mille, magari ritorniamo poi successivamente su alcuni di questi passaggi. Io adesso torno qui in studio, passo la parola al vicepresidente Addari, al quale desidero riprendere un attimo un concetto espresso poco fa. Si parlava di fiducia, questa fiducia a livello nazionale si riscontra anche, vicepresidente, in ambito territoriale? Quali sono le prospettive? Prego. Sì, assolutamente, il dato è in linea. Tra l'altro Istat ci segnala per il primo trimestre 2021 un dato sicuramente positivo che riguarda l'Abruzzo. Infatti abbiamo segnato un più 12,5% dell'export rispetto al trimestre dell'anno precedente. Quindi sono segnali certamente positivi che dobbiamo saper intercettare e chiaramente consolidare. Tra l'altro un recente studio di Intesa San Paolo ha mostrato, la Presidente Giacomello faceva riferimento ad alcune aree del mondo, a livello abruzzese un'ottima performance nel 2020 dei distretti abruzzesi negli Stati Uniti, quindi un mercato sicuramente da grande potenzialità e una crescita consistente persino in Germania, che viene considerato mercato maturo, ma evidentemente ci sono ancora dei margini di manovra, oltre a una crescita nel Regno Unito. Quindi la crescita c'è, bisogna essere in grado senz'altro di intercettarla, e per farlo dobbiamo anche sciogliere alcuni nodi che riguardano la nostra regione. Uno di questi riguarda proprio la proiezione delle nostre imprese verso i mercati del mercato unico europeo, che vanno consolidati, ma senz'altro senza perdere le occasioni che ci vengono dall'Asia, come la Presidente prima faceva cenno, che ci vengono anche da mercati maturi, ma in grande crescita. Penso al Giappone, che grazie all'accordo di libero scambio, l'EPA,
sta dando interessanti segnali di sviluppo. Quindi consolidare e differenziare i mercati, quindi riuscire a raggiungere dei mercati che ovviamente richiedono competenze, richiedono preparazione, richiedono una strutturazione che a volte, ahimè, le piccole e medie imprese, in particolare le piccole, non hanno. E in questo il ruolo di Confindustria a livello nazionale, a livello territoriale e a livello di categoria è assolutamente fondamentale. Tra l'altro, ecco un dato interessante della nostra regione, più del 50% del valore esportato riguarda l'automotive. È un dato importante che dobbiamo consolidare, al tempo stesso uno sviluppo armonico ci richiede di far crescere anche altri comparti, anche altri settori. Oltre al dato, oltre il 40% dell'export riguarda Germania e Francia, altro dato, dicevamo, che dobbiamo senz'altro attenzionare per una crescita poi del tessuto produttivo in cui sicuramente al centro la piccola industria, la manifattura sempre più integrata con l'omnicanalità, perché come giustamente rilevava la Presidente Giacomello, oggi dobbiamo spingere assolutamente il mondo digitale integrandolo alle strategie del manifatturiero. Ma sono certo che insomma questo percorso sia iniziato e dobbiamo proseguirlo con forza ed energia. Grazie Vicepresidente. Più volte si è parlato di mercato al plurale nel corso della nostra trasmissione, quindi abbiamo parlato di mercati. In tal senso vorrei cedere la parola all'ingegner Marasca, però faccio prima un preambolo, cioè la società italiana Remu è la capostipite di Marasca Group, di cui fanno parte anche Remu Balkans in Albania e Remu Brasil in Brasile. Quindi chiedo a questo punto all'ingegnere come si interpretano queste dinamiche globali e qual è la sua esperienza. A lei. Oltre alle aziende che ha citato c'è anche Tortella, che è un'azienda che abbiamo acquisito ultimamente e con essa produciamo macchine agricole. È un'azienda che ha 70 anni. Ci tengo a precisare che io faccio parte di una seconda generazione e oggi Remu è gestita con mio fratello, che è anche mio socio amministratore. Noi siamo in azienda dal 1998 e guidiamo Remu, che ormai ha quasi 50 anni di storia, dal 2000. E per quanto riguarda il discorso dell'internazionalizzazione, il nostro sviluppo è nato soprattutto dopo il 2000 ed è dovuto ed è stato determinato dai nostri clienti. Infatti noi costruiamo macchine e attrezzature speciali che sono destinate a imprese industriali, e in particolare parliamo di multinazionali italiane ed estere che operano nei settori del petrolchimico, del cosmetico farmaceutico e che si occupano di produrre prodotti in gomma o poliuretano per il mercato automotive e industriale. Ok, abbiamo visto in maniera sintetica l'operato di questo gruppo, però prima di cedere la parola alla vicepresidente in collegamento, ingegnere, vorrei capire, anche con esempi semplici, come riuscite ad approcciarvi a mercati così diversi? Che cosa notate? Come rispondono i vostri clienti? Allora, innanzitutto parliamo dell'esperienza del Covid, che è stata un'esperienza ancora oggi molto difficile. Nei processi di vendita sono importantissime le relazioni interpersonali. È chiaro che con la pandemia c'è stata un'interruzione di queste relazioni e lo sviluppo di un'impresa, soprattutto che produce beni strumentali come macchine e attrezzature, è fondato sulla sicurezza che l'impresa può dare al proprio cliente e sulla fiducia che l'impresa riesce a trasmettere al proprio cliente. Non avendo potuto coltivare relazioni nuove, questo naturalmente
non ci ha permesso di crescere e di continuare a mantenere i livelli di fatturato che abbiamo avuto fino al periodo pre-Covid. Un altro fattore importante che ha condizionato molto l'economia in questo periodo e che noi abbiamo anche di cui abbiamo preso percezione con le vendite dell'impresa che costruisce macchine agricole, è la mancanza di fiducia da parte del mercato, perché comunque le persone col Covid hanno preferito risparmiare, come i dati anche economici dimostrano, che non investire, e questo ha penalizzato tutto quanto il settore industriale. È molto importante coltivare le relazioni e nello sviluppo delle nostre imprese è importante cercare di mantenere i contatti. Lì dove i contatti vanno sviluppati, situazioni pandemiche non aiutano. Grazie mille. Beltrame Giacomello, passo a lei la parola e mi ricollego ad un concetto che ho espresso prima, in realtà detto da lei. Abbiamo parlato di fiducia, è importantissimo questo concetto basilare. Come si incentiva la fiducia? Come Confindustria accompagna e sostiene le aziende verso i processi di export e di internazionalizzazione? Certo, allora intanto uno dei nostri obiettivi principali, come ha detto lei, è aumentare il numero delle aziende esportatrici. Per fare questo dobbiamo assolutamente potenziare le azioni di sostegno all'internazionalizzazione. Su questo devo dire abbiamo avviato una stretta collaborazione con il Ministero degli Esteri e con quello dello sviluppo economico e con le nostre diplomazie, per non parlare anche dell'agenzia ICE, il gruppo CDP, SACE e SIMES. L'obiettivo generale è fare sistema, lo dico sempre. Oggi, ancora più che in passato, è necessario assolutamente lavorare con le istituzioni. Le risorse ci sono, ce ne sono tante. È fondamentale usarle molto bene, perché come ho detto prima dobbiamo assolutamente potenziare la nostra presenza sul mercato internazionale, anche se, cioè, se si pensa che nel 2019 un terzo del PIL dell'Italia era appunto l'export. Quindi come dicevamo prima, bisogna potenziare la presenza delle imprese, ma anche farlo su piattaforme di e-commerce, che è sicuramente un altro strumento fondamentale, sarà un altro strumento fondamentale quello degli accordi commerciali. Tra le priorità c'è sicuramente quella di rafforzare la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding, che devo dire ha fatto grandi danni al nostro Made in Italy. Confindustria ha dato un forte contributo anche al piano di transizione 4.0, che sappiamo che fa parte del Recovery Plan, e abbiamo presentato un pacchetto di proposte al governo che in larga scala è stato recepito, quindi devo dire molto bene. Oltre a questo, il ruolo di Confindustria è anche quello di sensibilizzare il tessuto produttivo sull'importanza della digitalizzazione. Il sistema industriale italiano è fatto, come dicevamo prima, prevalentemente da piccole e medie imprese, e la dimensione aziendale della piccola è sicuramente un ostacolo per internazionalizzarsi. Quindi l'impegno di Confindustria è aiutare le piccole e medie imprese appunto a sfruttare tutti i progetti o comunque tutte le possibilità che ci sono per andare oltre l'Italia. Accanto alle nuove iniziative, credo che ci siano anche dei percorsi e dei progetti che bisogna riprendere, che avevamo una volta. Mi riferisco al voucher per l'assunzione dei temporary export manager, oppure al progetto Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese, oppure la piattaforma di Elite, che è nata in collaborazione con la Borsa d'Italia e le più importanti istituzioni
organizzazioni nazionali, tra cui Confindustria. Quindi la cosa per noi importante è assolutamente fare sistema, ma dobbiamo fare sistema anche all'interno di Confindustria, quindi fare un gioco di squadra. E possiamo farlo solo aumentando l'integrazione tra la struttura centrale e le associazioni. Io credo che in questo mondo di adesso da soli non si va più da nessuna parte, quindi collaborare per far vedere quanto il nostro Made in Italy sia importante ed efficace per far crescere il nostro paese, ma anche gli altri paesi, la collaborazione in questo momento è veramente importante. Grazie Vicepresidente, grazie. E con questi elementi torniamo qui in studio perché desidero chiedere al Vicepresidente Abdari come questo discorso del gioco di squadra trova un senso compiuto in seno a Confindustria Chieti Pescara relativamente alla internazionalizzazione e non solo. Abbiamo sentito parlare di Italian Sounding, di Made in Italy, tema tra l'altro è già affrontato dal vicepresidente in passato quando è stato qui in studio nostro ospite. Quindi a lei a dare la parola. Sì, assolutamente, la vicepresidente Beltrame Giacomello ha, credo, toccato dei punti essenziali di come poi il sistema Confindustria a livello nazionale e anche sovranazionale, poi a livello chiaramente di categorie e territoriale, facendo squadra all'interno, possa davvero dare un'accelerazione per le imprese che rappresentiamo, ma in generale per il territorio. Faccio un esempio a livello territoriale che si sposa con questo concetto. Abbiamo lanciato un'indagine Rete Imprese Sostenibili che apparentemente non è direttamente legato al processo di internazionalizzazione, ma in realtà lo è nel momento in cui l'idea è lanciare alle imprese, non solo quelle associate, un tavolo di lavoro su cui confrontarsi per nel segno dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, che sono oggi elementi sempre più importanti per affrontare i mercati, perché chiaramente il consumatore internazionale è sempre fortunatamente più attento a queste dinamiche. Quindi si fa rete, Confindustria facilita una rete contratto per dare maggiore impulso alla competitività del nostro tessuto produttivo. Poi sono tante le iniziative che tra l'altro come Confindustria Chieti Pescara abbiamo colto, quindi declinando a livello territoriale dei progetti nazionali, penso ai podcast 20 di impresa che vedono coinvolti degli imprenditori del sistema, le nuove rotte del Made in Italy, significativo questo aspetto, di Radio 24 con Sace, penso ad esempio da seminari che abbiamo strutturato, organizzati da Confindustria Nazionale e Agenzia ICE, abbiamo declinato a livello territoriale per affrontare il post-Brexit, quindi tutte le ripercussioni anche in termini doganali, sono tutti elementi che poi danno nutrimento e danno competenze fondamentali, un po' la cassetta degli attrezzi per gli imprenditori, anche i piccoli imprenditori che si trovano ad affrontare queste sfide e a volte rimangono un po' disorientati dalla complessità, perché fino a quando ci confrontiamo con un mercato limitrofo nell'Unione Europea, chiaramente le regole del gioco sono piuttosto semplici, quando iniziamo ad affrontare mercati lontani, anche a livello culturale, che richiedono un approccio anzitutto di analisi, di studio, anche dei modus operandi, no? Penso al Vietnam, piuttosto la vicepresidente prima accennava ai mercati dell'Asia che stanno rispondendo anche con una certa velocità alla ripresa, ecco, fare rete in Confindustria per far fare rete alle imprese e per affrontare queste dinamiche davvero complesse. Abbiamo tra l'altro un forum al secondo anno, lo lanceremo in autunno, un forum per l'internazionalizzazione in cui per la seconda volta metteremo attorno a un tavolo i principali attori del sistema dell'internazionalizzazione, molti dei quali sono stati citati, con l'idea quest'anno di spingere molto l'aspetto di come finanziare l'internazionalizzazione, dando anche conoscenza di strumenti molto semplici, molto operativi. Penso anche alle assicurazioni del credito export offerte da Sace Simest, Cassa Depositi
depositi e prestiti, che consentono anche a una piccola impresa che voglia concedere una dilazione di pagamento a un distributore estero la possibilità di farlo con davvero una procedura online molto semplice, quindi molto semplice anche per un singolo cliente, anche per 12 mesi. Ecco, è un ingresso, perché poi l'azienda, nel momento in cui inizia a conoscere questi strumenti, a vedere il valore aggiunto che si ha quando riesci a fidelizzare quel cliente o addirittura a consolidare quella trattativa, poi assolutamente divengono strumenti utilizzati anche da una larga parte, sempre più, speriamo, di aziende del nostro sistema. Grazie Vicepresidente Addari, come sempre prezioso, esaustivo e soprattutto ci dà degli esempi concreti, attuativi. E con questi esempi vorrei cedere la parola al nostro ospite Marasca, al quale desidero chiedere quali strumenti sono stati quelli adottati da una struttura così importante, complessa e ben insediata come quella di Marasca Group. Prego. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente è stato cercare di mantenere tutti i rapporti e tutte le relazioni con i nostri clienti esteri, non potendo più farli incontrarli. È chiaro che non c'è stata una crescita, ma con orgoglio posso dire che siamo comunque riusciti a mantenere la nostra struttura intatta, pronti per una ripartenza di cui i primi segnali già ci sono. Io mi volevo anche riallacciare con quanto ho ascoltato e condivido. E, oltre a tutto quello che è stato detto, ritengo fondamentale che ci sia anche la possibilità, ci sono degli strumenti concreti per far vedere i nostri prodotti, per presentarli, perché è molto più semplice riuscire a crescere, a portare il nostro Made in Italy nel mondo, se noi se noi riusciamo a portare, come facevamo prima, i nostri prodotti e noi stessi, quindi a farci conoscere. E per questo la campagna vaccinale è fondamentale. È fondamentale che poi ci sia una volontà globale per cui tutti i paesi del mondo escano da questa crisi e non ci siano, e ci auguriamo che non ci siano più intoppi per il futuro, per far riprendere respiro a tutte le aziende, ma non solo le nostre, ma anche tutte le aziende del mondo. Grazie. Beltrame Giacomello, con lei vorrei concludere la nostra trasmissione che sta giungendo a compimento. E quindi vorrei fare un attimo un focus su quello che verrà, no? Abbiamo parlato di piano vaccinale, della necessità di immettere fiducia nel settore economico adottando anche strumenti concreti, non solo attraverso slogan. E lei ha fatto riferimento alla necessità di digitalizzare fortemente il tessuto economico, le aziende, anche le più piccole. Quale scenario lei ipotizza, visto che ha già accennato che il mondo così come lo conoscevamo non lo ritroveremo più? Prego. Anche basti pensare anche al mondo del lavoro, allo smart working. Noi non eravamo abituati a farlo. All'inizio pandemia noi non facevamo neanche smart working, facevamo home working, che sono due cose completamente diverse. Adesso le aziende per fortuna si sono strutturate per necessità a lavorare anche in maniera diversa da quello da come si lavorava prima. Noi come Confindustria crediamo tantissimo anche, appunto come dicevo prima, alle relazioni, alla promozione del nostro paese nei mercati esteri, quindi facendo più missioni, ad esempio non facendo più missioni fisiche, abbiamo dovuto digitalizzarle e farle tutte in maniera digitale via video. Devo dire che questa è una cosa che è servita molto, è diventata molto importante, è diventata parte di noi, anche perché facendo molte riunioni o comunque molte missioni, chiamiamole così, virtuali,
abbiamo risparmiato anche del tempo che prima magari lo perdevamo in viaggio. Questo non toglie comunque che sia molto, ma moltissimo importante ancora continuare, come dicevano i miei colleghi prima, ad avere rapporti concreti con le persone e con i paesi, quindi andare a visitarli, farci conoscere, ripartire con le fiere che per fortuna adesso il 15 di giugno ricominciano, quindi è cambiato, ma dobbiamo cambiare tutto il modo di lavorare sicuramente. Ma comunque dobbiamo ricordarci che la digitalizzazione ci consentirà di gestire al meglio tutte le situazioni critiche dove prima noi non eravamo abituati a fare. Grazie mille, grazie agli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sono intervenuti, Barbara Beltrame e Giacomello in collegamento, Alessandro Addari in studio, Carlo Marasca. Grazie. Ringrazio ovviamente i telespettatori, la regia di Andrea Di Fabio. Appuntamento a lunedì prossimo alle 21:30.